quando io venni a Napoli, ho detto voglio andare alla stazione zoologica, mi hanno detto ma dove? All'acquario? La gente non sapeva neanche, diciamo, le attività che si facevano ed è strano che in 150 anni non solo gli italiani ma anche i napoletani non sapessero che cosa si faceva qua dentro. Questa struttura era, come sapete, abbandonata dovuta a dei contenziosi. Tutti gli enti pubblici soffrono di forti contenziosi con i privati, con i lavori. Sono andato dal sindaco, ci siamo intesi subito, è stata una stretta di mano e il gemellaggio con Napoli ci ha permesso, e senza il sindaco e senza il comune di Napoli non saremmo qua, di restituirlo al pubblico. Questa è la cosa bella, perché questo bene doveva essere alienato e lo sforzo del sindaco per renderlo nuovamente pubblico è assolutamente lodevole. E noi cerchiamo di ricambiare questa fiducia restituendo questa cosa ai cittadini napoletani. L'ex casina del Boschetto diventa il centro Darwin Dorn, dedicato ai due pilastri della scienza e della biologia evolutiva, Charles Darwin e Anton Dorn, un centro scientifico-culturale aperto al pubblico per promuovere la conoscenza dell'evoluzione della biodiversità della vita marina e la ricerca della stazione zoologica Anton Dorn, l'Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, oltre che la sede del cluster nazionale Blue Italian Growth. Lavoro istituzionale che unisce cultura scientifica, valorizzazione del patrimonio storico-artistico, presenze naturalistiche e insieme anche una riapertura alla città, perché oggi noi apriamo anche una sala che sarà utilizzata per convegni, per momenti rappresentativi della vita della città, in tradizione, un po' in continuità anche con quella che è stato il circolo della stampa. Il nuovo museo è il risultato del processo di riqualificazione, restauro e rifunzionalizzazione della casina del Boschetto, avviato dall'amministrazione comunale nel 2015 per rafforzare nella villa comunale le presenze naturalistiche, scientifiche, culturali e didattiche, in questo caso attraverso la divulgazione sull'ambiente marino nella prospettiva dell'evoluzione della vita sulla terra e della sensibilizzazione culturale sulla risorsa mare. Un viaggio negli oceani e nel tempo per scoprire come gli organismi si siano adattati a tutti gli ambienti, incontrando forme primordiali di vita marina di 3 miliardi di anni fa, teorie evolutive, fossili che raccontano le ere geologiche, opere d'arte, sculture e reperti biologici e storici, e ancora una sala polifunzionale con un grande scheletro di balenottera recuperato dopo lo spiaggiamento sulle coste campane. Uno spazio per mostre tematiche e convegni, le carte antiche del Golfo di Napoli, le scoperte degli oltre 20 premi Nobel che hanno studiato alla stazione zoologica, fino alle ricerche attuali. Il museo si estenderà per 900 metri quadrati all'interno di un giardino di circa 2500 e comprende anche un grande laboratorio didattico per gli studenti, mentre il giardino ospiterà batiscafi visitabili che sono stati utilizzati per l'esplorazione del Mediterraneo, oltre a un percorso di giochi e didattica e un cinema all'aperto con documentari sul mare. Napoli si candida ad essere veramente la capitale del mare del Mediterraneo, un centro di cultura, di ricerca e di coinvolgimento dei cittadini da piccoli, perché è da piccoli che si impara ad amare il mare e a rispettarlo. Siamo di fronte a un decennio che è quello degli oceani per uno sviluppo sostenibile, siamo verso la transizione ecologica e dobbiamo mettere l'ecologia ma anche il mare al centro dell'attenzione del governo dei prossimi anni. L'ex sede dell'Associazione Napoletana della Stampa è uno dei migliori esempi del razionalismo napoletano. L'architettura moderna mediterranea recupera l'antico nucleo del preesistente edificio ottocentesco, sviluppandosi in una gradazione di volumi tra gli alberi, proporzionati secondo la varietà della vegetazione. L'apertura al pubblico del museo è prevista subito dopo l'estate. È stata una grande fatica, ma oggi è una giornata piena di felicità da questo punto di vista per Napoli, perché restituiamo questo luogo alla città con protagonisti Darwin e Dorn, Museo della Biodiversità, quindi un segnale forte di Napoli, città del mare, che guarda alla difesa della natura, alla difesa del mare, alla flora e alla fauna. E poi nei prossimi giorni la Biblioteca del Mare qua vicino e l'acquario qua vicino. Un lavoro, devo dire, straordinario di cooperazione, soprattutto tra il Comune di Napoli e la stazione Anton Dorn. Con Roberto Danovaro, devo dire, abbiamo fatto un lavoro, eccellente, superando non poche difficoltà.